Buona domenica pomeriggio con il grande biliardo di Billiard Channel e qui di grande biliardo, davvero si tratta, è un sedicesimo di finale della la parte finale della terza Phoebus Challenge. Siamo all'Eco Resort Le Sirene di Gallipoli nello splendido Salento. Bellissima la partita, ma adesso vi presentiamo i giocatori. Sicuramente sappiamo chi c'è in regia, c'è Mirko Bianchi a offrirvi queste belle immagini come al solito. William Bardon accanto a me a raccontarvi il biliardo, invece il mio socio Nicola Biondi. Buon pomeriggio di nuovo a tutti gli amici di Billiard Channel. In pista il prof di Nola, dopo la vittoria del Gran Premio, del 40° Gran Premio di Saint Vincent, e Andrea il terribile, Andrea Aragonesi, quindi che qui sa vincere, che qui sa vincere, ha vinto per 2 anni consecutivi. Qua ha vinto la sua prima prova della Phoebus Open, e da anche Master. La nostra prima prova, perché ha vinto, esatto, la prima prova di Phoebus TV, esatto. Mentre in terra pugliese lo scorso anno ha vinto a Massafra, quindi quanti chilometri sono da qui? Non lo so, centinaio, poco di più di 100, qualcosa di più. La Puglia porta bene ad Andrea Aragonesi sicuramente. Sotto la direzione di gara del signor Mario Aretano, è tutto pronto per far partire questo match tra il prof di Nola, che si è aggiudicato il tiro di Akito, quindi batterà con la biglia bianca. Il prof contro il terribile, vediamo chi avrà la meglio. Guarda, ti chiedo un pronostico, ti ho bruciato qua, eh? No, neanche se mi paghi. No, pronostico lo devi fare, cioè è obbligatorio. Bianchi, sei d'accordo? Anche Bianchi è d'accordo. Dico... Guarda, io lo dico sottovoce a Bianchi, poi ti confermerà. Dico Aragonesi perché credo nella cabala. Quanto? Risultato? 4-2. Bianchi, puoi dire in telecronaca cosa ti avevo detto? Non puoi entrare. Beh, mi fido. Però conferma che anche io ho detto 4-2 Aragonesi. Che non è che intanto si presenta così Fioravante Vecchione. Il prof non è d'accordo con questo pronostico. 10 punti. No, non me ne voglio, Fiore. Entrambi colpitori eccezionali, veramente eccezionali. Aragonesi, una meccanica impressionante, questo ragazzo, dritta come una spada. E non è d'accordo neanche Aragonesi, fa scappare il prof. 10 punti anche per lui. Insomma, una delle meccaniche più belle, più efficaci, a questa steccata rapida attesa che le lascia proprio lì nella mezzeria. Un po' più compassata invece quella di Fioravante. Insomma, se buongiorno si vede al mattino, si sono presentati in grande spolvero entrambi, per adesso. Di parabola Vecchione, di una passata, è un buon birillo anche questa, bravo. Vediamo se qua Aragonesi ci va di striscio senza effetto. ...12-13 il parziale, praticamente parità. Leggerissimo problema con lo strato. Sì, abbiamo, forse la stiamo anche mandando in diretta questa immagine, non lo so. Ok, lascia tutto così e ve le dico a memoria. Se vedete qualcosa di strano è Nicola Biondi che lo sta facendo, che notoriamente non sa far funzionare neanche un cellulare. Chiudi, Nico. Devo chiudere lo strato.
Ok, a posto, fatto. Hai visto che ce l'ho fatta? Non sai come hai fatto, però ce l'hai fatta. Importante il risultato. Siamo leggermente distratti, quindi è un tiro di fisso. Ne chiediamo scusa, ma tiro di fisso per Vecchione. Penso possa passare anche verso il pallino a fare una passata con la gialla di effetto buono a battere sulla corta. Una traiettoria di giro no, eh? Non ce la fa a ricavarla. Arrivo al pallino, dici di no? No, più che altro non vorrei si fosse il rimpallo. Su questa non ci dovrebbe proprio essere. Esatto, questa. Tagliato troppo effetto. Esatto. Però, guarda, l'avevo vista più semplice da bilanciare, perché con poco effetto... A me non piaceva molto, eh. No, l'ho vista... Era un po' troppo angolata. Infatti ti sai che senza, con poco effetto probabilmente avrebbe rimpallato. Mi correva sì, perché, incontro. Sì. Non era, fa parte di non quelle... Era banale, no, era da lavorare. Poi sono proporzioni che tiriamo davvero poco. Sì, esatto. Quindi non ce l'hai chiara in mente. Cioè, la devi pensare in quel momento lì. Questo ti puoi immaginare. Ti stampa, lo stampa lì, sì. Sì. Se non, tirare, lo, se non lo, la ribatte il pallino così... Forte. Esatto, meglio a tirare forte che a tirare piano. Sì. Comunque... Steccata anche... di colpo in testa mostruosa di, sì, di Ragonessi. Quindi la linea che sta scegliendo Andrea ce lo dice già questa forza, conosce le doti di colpitore del suo antagonista e sicuramente lo terrà lungo. Legata a sponda la biglia di Ragonessi. Di colpo in testa, in pancia, di effetto buono, Vecchione. Meraviglioso Vecchione. Meraviglioso. Ragonessi 26-21. Giro per Ragonessi. Tutto biliardo. Esce anche questa. Che biliardo stanno giocando entrambi. Fantastico. Davvero un bel gioco. Vediamo la risposta di Vecchione. Se andrà all'attacco, decide di attaccare. Può anche levare il pallino. No, un po' troppo alto per levarlo. Vediamo se infatti... Sana gli era partita sana. Questa se non c'è il pallino erano 8. 29 pari, solamente Ragonessi ha una buona opportunità adesso. Ma non è facilissima. Allora, vedendolo, è impostato tanto largo. Lo deve stringere, secondo me darà la forza del pallino poco più e si legherà alla lunga con la sua. Giocherà essenzialmente la buona, non credo giochi due biglie. Esatto, così. Bravo. Però hai detto una buona opportunità, questa era tutta da ricavare, il disegno è questo decisamente. Però stringerla verso il castello non era difficilissimo, L'importante era dare questa forza. Io dicevo la difficoltà perché dare questa forza, perché era praticamente a colla, quindi ci arrivava a stecca alta, doveva, cioè, era da lavorare, non era a spingere. Conosciamo abbastanza bene Ragonessi. Sì, sì. Non è che stava tirando biondi, ecco. Tirava biondi non era un'opportunità. Ottimo invece questo striscio di calcio di Vecchione, fa un'ottima cosa. Oltre ad aver marcato un birillo, appoggia la sua biglia a una sponda lunga. Ordinatissimo, Fioravanti. Sì, ordinati entrambi. Che ci va di schiacciata, di 3. Questa è la parte bassa del tabellone. Sì, il tabellone si sviluppa a blocchi, l'avevamo già detto nella prima prova, quindi questo è ancora un primo incontro del tabellone dei professionisti. Va in accosto, Ragonessi.
Questa corta, corta non è, si staccheranno abbastanza le biglie. Qua io credevo che andasse di 2 a mo' di 3 di schiacciata, eh. No? Sì. Era ancora la, una, no, zona... la zona del 20. Lo concepisco più a livello del 30 la... l'appoggio. L'appoggio dal 25 in su. Ecco, il 20... Sì, anche perché se t'appoggi, lasci il filotto, più la palla lasci lo stesso tiro, più la palla avversaria dista dalla sponda corta di prima battuta, più diventa complesso il tiro. Quindi non sarebbe stato così semplice, anche perché la pratichi meno. Eccolo qua inquadrato, il prof di Nola. Quindi tutto effetto aragonesi per portare la bianca verso il pallino da 3. Andiamo là fuori. Allarga anche lo specchio della difesa il pallino da 3. Bravissimo Andrea. Questa infatti, è una bella uscita. Infatti si complimenta con lui anche il prof. Anagraficamente l'Aragonesi ha poco più di 20 anni. Però su tante scelte, abbiamo detto tante volte, sembra un giocatore quasi dal capello bianco. Si deve ancora rifinire, perché secondo me ha tante margini di miglioramento, però su tante forze, tante scelte... Sai perché hai margini di miglioramento? Perché ascolta tanto. Magari all'inizio ti dice no, ma poi ascolta. Sì, ti ricontrobatte la sua, bene o male. Schematica che ha sempre avuto, ma nel frattempo ascolta. Sì. Poi affronta nel modo, ha scelto questa strada e l'affronta nel modo giusto. Lui si alza e si allena. Quindi, che gli vuoi dire? È giusto. È coerente con le scelte. Ah, quello sicuramente. Perché... È bravo, guarda, che bella però... risposta anche di Fioravanti. Chiaro che, insomma, sostenuto in questa scelta anche dalla famiglia, insomma, è non è poca cosa, chiaramente. Elegantissime tutte e due. Quanto adorerà il rosso aragonesi? Il rosso piace aragonesi. Sponda palla per il pallino, per da, il pallino 3. Da 3 a conservare la gialla vicino all'angolo. Fortunato, premiato sì. Qua sì. Dalla scelta. Sì, ha toccato e ritoccato il pallino. Fiore di parabola. Vediamo se sta sullo sfaccio. No, sta sul tiro. Partita forte questa. O gli ha dato questa forza perché aveva paura di prendere grosso e rimanere nel centro del tavolo. O gli è partita. Credo di sì. Però tutta da ricavare questa conclusione, per Aragonesi. Sembra che guardi un pezzetto di lunga. Che occhio, Sosh. Sì, questo è l'allineamento delle palle piene. Aragonesi spara un missile. No, se ritocca la sua. Il brutto di tirare lo striscione che diventa il 7 in quella posizione è che poi necessariamente la palla, girando di 7 sponde, passa di lì. Quindi è difficile. Sì, doveva giocare un 7 sponde di scorrente ammortizzato. E via andare. Robina. Vecchione, raddrizzata. Sta grosso. L'apre troppo, Fioravanti. Non è potuto stare sulla fila di prima, probabilmente perché gli è venuto qualche pensiero di fare i due filotti. Sì. Non difende Aragonesi. Forse l'unico difetto qua doveva pensare bene a incrociare togliendo un po' l'effetto, ma insomma... Anche perché è un biliardo che non rientra sì, molto. Infatti. Sta puntando effetto, quindi la gioca di grossa questa.
Ah no, ho avuto l'impressione io, incrocia benissimo. Bravissimo Andrea, 10 punti, 50 per Ragonesi, 41 per Fiore. Medie realizzative spaventose stanno tenendo. Questa non era facile da quadrare, non correva più di tanto la battente, erano quasi dritte, quindi... Però la difficoltà del tiro era, dopo aver portato l'avversario nel centro della corte, era tenercela. Vediamo se gli risponde subito Fioravante. Filotto di seconda, 10 punti. Che meraviglia, bravissimo Fiore. Che meraviglia, che biliardo stanno giocando. Bravissimi, entrambi. Bello questo di Scarsa da attraversare prima con la palla battente. '50-51. Quindi col Pontesta quella corta la squarcia tanto, avevamo detto. Anche perché deve mettere in conto anche il punteggio di Vecchione, che a 51, se non difendesse, potrebbe a sua volta avere il set point. La gioca di due passate, probabilmente. Sono in palla. È già nota positiva che questo tiro l'abbia pensato, perché non è proprio conosciutissimo e poteva essere una soluzione, anche perché dovendo dare il colpo sotto l'altra si stacca meglio dalla sponda. Sì, poi l'alternativa era brutta anche la difesa, Si doveva attaccare per forza, proprio perché non c'era, cioè la difesa era un quasi pelo di palla a scappare tutto biliardo. Quindi aia. Qui apre troppo. È puntato di 5 sponde. Eh sì, 5 sponde impostato tendenzialmente è largo, ma si può lavorare. Riesce a chiuderlo fin troppo, forse. No, chiuso giusto. 4 punti, perfetta questa. È perfetta, soprattutto la sua. Sì. Soprattutto la sua, appoggiata a metà del primo diamante sulla lunga. Sì, la manovrata... Bello, vediamolo questo replay, perché è interessante per capire come portare queste quando non sono proprio impostate. Quanto ha fatto? 6? 4. Ha fatto 6, ha sbirillato un altro bianco. Infatti mi sembrava anche che avesse fatto 4, però poi ho visto segnare 6. Ho sentito l'arbitro chiamare 6, infatti mi ha aggiunto questo, mi è risolto questo dubbio. Ci fai due vedere indizi, il replay nel two box, Mirko. Eccolo qua, guardate come manovra bene la palla battente, proprio la manda in corta, quindi vuol dire che l'ha presa leggermente all'interno e la addormenta sulla sponda lunga. Ha sbirillato il birillo di festa. Gran gesto di scorrente ammortizzato dei Ragonesi. E bella anche la difesa di Vecchione, non poteva fare altrimenti. Doveva esporsi a questo tipo di conclusione. Una mezza garuffetta appena accennata di effetto, un effetto 2 circa. Ragonesi lascia una bricolla a Fiore, una bricolla che non prevede il rosso solo. No, tra l'altro una. Tra l'altro una posizione che non è semplicissima da difendere. Sceglie di forzare la misurissima stando all'interno. Ottima questa uscita di Vecchione. Perché prendendo il castello avrebbe lasciato comunque un'indiretta facile, considerando anche il punteggio di Ragonesi, a cui mancano 4 punti. Una posizione analoga alla finale del campionato italiano. Giacchetti gli fece 8 punti, te lo ricordi? Non era proprio, non era così, proprio, no. Analoga, ho detto. Non era proprio così quella di Giacchetti. Era più spostata verso l'acchito del pallino, era interna all'acchito del pallino. Ti faccio una domanda, non so, sono un po'. Cosa giocheresti? Ma
lo sai che non vorrei essere Aragonesi. Era venuta un'ideaccia, ma... Sì, ho capito la tua idea. Dillo. Forte dalla lunga, ritornare nel quadrato di sopra per cercare il pallino a 4. Bravo. Bravo. Dalla lunga di destra vista dalla l'alternativa me l'ha insegnato quello che era passato adesso qua davanti, tale Massimo Caria. Sai che l'appoggio non è brutto qua. Di primo acchito giocherei dalla lunga che sta guardando adesso Aragonesi a fare il falso traversino alla gialla e a girare largo per il 4 con la mia, che non dovrebbe prevedere proprio una dritta. No, qua sei carico. Questa qui no, perché nel pieno c'è il traversino. Attenzione, è un traversino complesso. Traversino da trasportare. Ti dico che cosa non avrei giocato. Sai che gioca a calcio qua? Eh beh sì. Perché o gioca il tutto per tutto e gioca il rosso e il pallino da 4. Ce l'ho ad andare avanti. Tira forte. Allora tira a saltarlo via quel pallino lì. Era dura tenerla sul filotto. Di colpo più con questo colpo qui, sì. Però mette a posto, Bravo, sì. Fiore. Il calcio era così era così brutto, perché il calcio può anche fare partita, può anche fare il 10 solo. No, peccato, lasci un tre sponde di calcio, insomma, non sì, da guadagnare, in tasca non te le puoi mettere. Sul largo. Aragonesi, 3 di calcio. Sullo stretto. Vediamo la forza. Sembra buona la forza. Dentro. Mancano 3 birilli a fiore. Questo di 3 o di 2? Gioco 3 qua. Okay. Controllo meglio. Poi è una partenza, io personalmente è una partenza che conosco bene, quella dal 60, che mi dà proprio il diamante come punto di riferimento, da allargare il secondo diamante, da allargare appena. La traiettoria mi sembra abbastanza disegnata, dovrebbe essere tipo... troppo tardi, sono arrivato tardi per lo, sta lì comunque, la battuta è buona, deve toccare il 20 della corte. Però ho giocato a non entrare, cioè nel senso... Io avrei giocato di misura, la scavata. Sì, sì. Non mi faccio buono perché già per il pelo di palla non era già più buono a poter entrare e difendere sul pelo, perché non è troppo vicino al castello a 20 per fare quel tiro. Che poteva fare partita, ma anche sul largo fai una bella difesa. Sì, è vero che, attenzione, è troppo vicino. A 20 con poco effetto potresti ancora salvarlo il tiro di pelo di palla, ma sei molto vicino al castello. Di bricolla non la salvi più, corre troppo la tua con l'effetto. Pallino da 4 a girare per Aragonesi. E dove lo voleva fare questo pallino da 4? Qua ha preso un abbaglio, Andrea. L'unica cosa è che effettivamente diventa un problema di Vecchione di levarsi da quel pallino. Ho valutato che c'era il pallino poi che gli copriva eventualmente un angolo. Però il pallino da 4, se lo fai, lo fai di 5, ma devi prendere scarsissimo. E poi devi tirare. Cioè, devi tirare bello arzillo per farlo di 5. Vecchione secondo me potrebbe fare qualcosa facendo proprio il cambio palla di fianchetto largo, e comunque anche se prendesse il pallino lo allontanerebbe, ma giocare la sua in angolo. Infatti non è entrato, però questa è stata l'idea di Fiore. Ti torna? Sì. Non è scontato questo 4 dalla lunga, a farlo dalla lunga. Sì. Tornare indietro è problematico. Meno. Mi sembra. Ora. Una gioca di colpo. Ma di colpo le ritrova. Cioè diventa. È utile la rischiaccia la bianca la tua verso il pallino. Se no è. Perché di angolo di passaggio la ritrova e può venire fuori un disastro. Sai che non è. No, la gioca dalla lunga, dai. Dalla lunga.
Non arriva prima la bianca. No. Come fa ad arrivare prima la bianca? No, 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 no. Se tira forte sì, piglia l'angolo può arrivare. Ti vorrei ricordare che il tiro di Martinelli sul tiro di chiusura del mondiale è andato a bere su questo pallino. Solamente erano più dritte. Sì, sì, sì. Non erano così torte. Pubblicità per noi. A 0 per Andrea Ragonesi in un bel finale di partita. All'acchito è andato il giovane torinese, vice campione italiano dei nazionali, alle spalle di Sandro Giachetti nella scorsa stagione agonistica. Che di campionato italiano ne aveva vinto uno due anni prima, nel 2017 a Torino, campionato italiano di prima categoria, in finale contro un altro giovane emergente di bellissime speranze, Michael Lunardi. Finale di lusso. Adesso non è più tanto giovane, è proprio giovane. Quanti anni giovane? Ha Michael? 87. Dell'87, 33 anni. Beh, il vecchio è un'altra cosa, Magari noi ce lo ricordiamo sempre giovane, perché già a 17 anni faceva i campionati a squadra di Serie A e faceva sempre 10. Me lo ricordo, lo vidi la prima volta nel 2005, 15 anni fa, che effettivamente sì, poteva avere 17 anni, 16-17 anni. 5 punti per Ragonesi su questo sfaccio in apertura. Vediamo se il prof gliela lascia andare di striscio oppure se va di sponda palla. Ma di striscio non c'è, vedendola dalla telecamera frontale. Insomma, roba dura. Tutta la vita di sponda palla. È l'unica incertezza che ha avuto per ora. Sì, anche prima. Sponda palla. Non ha probabilmente percepito ancora correttamente lo scivolamento di quella sponda lunga in particolare. Ancora girone in una posizione analoga alla precedente. Vediamo se si ripete. Sì, questo è impostato un po' largo, lo deve leggermente... Come prima, andare in corta. Questa volta la tiene un po' più di colpo. Due punti. Qui se non va alla corta è meglio per Ragonesi. E qui un angolo abbastanza comodo. Sì, questa è una posizione proprio senza effetto, dove in teoria non lasci lo stesso tiro. Ma gioca di colpo? È la caratteristica di Fiore. La caratteristica di Fiore che la punta. Il bello di quella posizione è questa qua che state vedendo, che si rialza la bianca. Che si rialza e non lasci lo stesso tiro. Questo è più facile di quel che si pensa, basta capire quanto modulare l'effetto. Di solito si modula più effetto, più la biglia avversaria è a favore, ma è anche più verso l'angolo. Verso l'angolo è a favore, certo. Ragonesi dalla lunga, alla ricerca di questo disegno a Z, obiettivo raggiunto, 6 punti. Molto concentrato. Ed ecco inquadrato l'allievo di Fioravante Verchioni, Alberto Forestieri e la sua splendida moglie Ina, sposati da un paio d'anni e si sono promessi, gli ha chiesto di sposarlo a Gallipoli. Ma senti, io li ho conosciuti, Ina l'ho conosciuta qua. Forestieri sostiene che ha incominciato a giocare a biliardo una volta che si è sposato. Si vede, era negli accordi prematrimoniali. Sì, sì. E si è trasferito dal Veneto a Brescia, ha conosciuto Fiore, migliorato tanto.
Io quando l'ho conosciuto era seconda categoria da rapina proprio, da una tessera da stracciare. Vediamo se qua Aragonesi giocherà il combination sul pallino o se gioca il traversino a trasporto. Gioca il combination sul Bravo, a pallino. forza controllata. E lo fa anche molto molto bene. Sì, unica nota, si è dovuto muovere un po' dalla sponda lunga, ma 11 punti, insomma. Vediamo il replay nel two box, se c'è la possibilità di non muoversi. Sì, poteva muoversi un po' di meno, ma. Rispetto alla nostra postazione di commento, non siamo sul campo, ma siamo in un locale attiguo che ha un passaggio. È arrivato un bimbo, Con la stecca in mano ci ha chiesto 7-8 dov'è il anni. biliardo. Noi sotto. Fantastico. 24-10 il parziale per il piemontese. Già avanti 1-0. Tutto biliardo Aragonesi, giro smorzato. E già soli due Solo punti. due, è una roba difficile da riuscire a farla. Giro anche per Fiore. Ad andare al centro poco più, poco di più. Gioca in modo magistrale Fantastico questo questo giro di. Fiore. 11 punti, peccato che l'impatto col pallino non gli abbia garantito la difesa centrale, ma appunto gli ho detto poco più del centro, infatti ha sorpassato la linea mediana con la sua biglia, l'ha presa veramente al cuore, una steccata da delirio questa di Vecchione. Colpo in testa Aragonesi, si porta a casa 4 punti, non evita il rimpallo, 30 a 21. Giro per Fiore. I centri delle biglie guardano la sponda lunga. E scoppia 10 il punti, castello. esplode il castello. Non ci sta. Perfetto, due giri consecutivi da incorniciare per Fioravanti. Uno da 11 e uno da 10. Fantastico. Bel gioco, eh? Stanno sviluppando un bel gioco, colpiture sostanziose e di qualità, sicuramente. In divisione Aragonesi dalla corta. Il pallino a guidarlo come idea, anche in chiave di forza. Pallino che tra l'altro Bella realizza. uscita. Bella uscita di Andrea. 3 punti, 33 a 31. Qui Vecchione, probabilmente di due a scendere, se non sbaglio ne aveva giocata una nel primo set, l'aveva fatto anche molto bene pur non realizzando. Quel pallino potrebbe ridargli la stessa idea. Questa volta la gioca di effetto. Sta essenzialmente sul grosso da allungare e Oh, non di soli complimenti, Giuseppe Epifani, no, perché sennò dice salve, commento insufficiente. E noi l'accettiamo sicuramente, però chiediamo a Giuseppe se possiamo fare qualcosa Renderglielo piacevole. o per meritare la sufficienza. Giro di Ragonesi che gioca senza colpo a mantenere la battente parallela alla lunga, tutto sommato non male, non c'è realizzo. E intanto i parziali. Alla bellissima Lopez e Barbini 3 a 3. Che
chiamato l'incontro San Pasquale d'Agostino, facciamo complimenti a questo ragazzo perché ha vinto 7-8 partite, adesso non mi ricordo. Ragazzo che tra l'altro è campione italiano di prima categoria. Gioca veramente veramente bene. Ciro Rizzo Davide, se la vedrà tra poco con Mauceri. Alberto Putignano è stato chiamato contro Gargiulo, 3-2 di Santi Caratozzolo su Antonio Aquino. E Michelangelo Nenello ha cominciato da poco l'incontro con Angelo De Donno. Grande cavalcata anche di Angelo, del pugliese, perché è originario del Tarantino, ma da qualche tempo abita a Roma. Sandro Giachetti contro Raffaele Conte. Antonio Lamanna 2-2 contro l'altro Antonio, ma butta in campo anche il Cannibale, che se la vedrà con Fabrizio Ferrario, è avanti 2-1. Oggi Ferrario, insomma, nel sorteggio tutto sommato non gli è andata malissimo, perché alla prima ha giocato e vinto contro Crocefisso Maggio, e alla seconda, parlo della giornata di oggi, si trova quarta, si può pescare anche un filino meglio. Sì. Non faccio per dirvelo. Tanto un altro giro del prof di Nola tira fuori un altro capolavoro. Tre giri veramente uno meglio dell'altro, uno da 11, uno da 10 e quest'altro da 6. Beh, è noto che Fioravante, se tu gli chiedi qual è il suo tiro migliore, ti dice il giro, e sono d'accordo con lui. Ancora in difesa, sembra l'abbia trovata Aragonesi, e bricolla dall'altra parte questa volta. Vediamo se si mantiene in schema Vecchione, quindi sceglie ancora la soluzione di scendere, no, per la posizione del pallino. Anche se gli si può girare anche dietro, prendendo la scarsa, no, sì. Piena avrebbe, poteva passare, sì, in mezzo tra sponda e pallino. Comunque, però, obiettivo raggiunto per Fioravante, che se l'era fatto sicuramente come obiettivo scegliendo in questo senso. Di angolo. Passato, mamma mia, di giro, che passaggio, passaggio millimetrico. Che passaggio per Aragonesi, che ancora una volta sbirilla in modo anomalo. Tre, sì, bianchi, l'aveva fatto lui anche prima. Sì, sì, era libero, comunque il passaggio, perché ha fatto i larghi, quindi sì, ci passava. Vabbè, però insomma non è che gli sia passato tanto lontano, eh. 43 pari. Qua Fiore si fida, anche perché non ci sono alternative, eh. Un biliardo che non lo dà tanto facile, bisogna steccarla bene questa. Pallino da 4, preso un velo di rimpallo, buon per Vecchione, che le biglie si sistemano abbastanza bene. E qui un pallino. Oddio, è tanto sul largo, lo dovrebbe sbagliare di tanto. È che l'aiuti il pallino da 3 ad andare dentro. Sì, è tanto fuori. Se fosse staccata, no, rimpallere la bianca. Attaccata. Nei sogni si potrebbe pensare tiro l'angolo di terza, se passo lo faccio. Ma dovrebbe essere al primo diamante, non a metà. Fra. No, l'angolo di terza sarebbe quasi puntato così, ma nei sogni, questa scelta più che saggia. Anche perché si rischia di rimpallare. Questa, se ti si avvita, allora ti prendi il 3 e ti può buttare dentro. Però si deve avvitare. Sì, che fai quando fai l'angolo larghissimo. Capito. Sì, sì, sì. In questo modo gli poteva venire. Ci esatto. Sta. Più che si avvita, viene su un biliardo, il nuovo te la dà poco, su un biliardo battuto può venire fuori che tende ad allargare di più gli angoli, può venire fuori quel disegno. Tanto si prende un buon birillo, Vecchione si leva dalla quota di 47 o a 49, che delle volte possono fare anche la differenza. Bricolla per Aragonesi in risposta a quella di Vecchione,
E questa, vediamo la forza, ma sembra voler scivolare lunga. Oddio, però. Se vede palla ci sarebbe anche la. No, era drizzata forte, ma non la vede. Va sul trasponde di calcio con un passaggio abbastanza a pelo del pallino. C'è abbastanza margine, dai, credo. Io lo disegno. Questa potrebbe essere la traiettoria del trasponde di calcio. Anche un filino più larga la battuta che ho disegnato io, cioè una battuta più rivolta. Me la fai vedere dalla Ma frontale? Un tanto più attimo. larga no, tanto più larga no, 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 è proprio lì. Lo sai che vederla dalla frontale non mi sembra che ci sia. Di colpo d'occhio, che io vado molto a colpo d'occhio, Infatti sceglie Bricol. non mi entusiasma questa trisponde. Però a vederla così. No, no, c'era, c'era. Era lì la battuta. Però Però insomma, tira fuori se un si tira super così. capolavoro di Fiore, il Capolavoro. tiro più bello dell'incontro. Fantastica questa. Fantastico Fiore. Meno male non ha scelto la trisponde, se no non ce l'avrebbe regalato questo tiro. Capolavoro, bravo. Un momento determinante. Diamo la risposta di Ragonesi. Questa sicuramente un po' la patita, Andrea. Vabbè, Ma insomma. vado, è rimasto dentro, pensavo fosse più corto. Senza effetto. Tutta abbastanza schematica, rivolta verso l'angolo del tavolo. Sul largo un pallino ottimo. Deve necessariamente andare al volo Aragonesi. Ragonesi deve stare proprio sul grosso della palla, cercare di invertire i quadrati, allungare le biglie. Stato sulla palla. È un 3 questo che vale Premiato il coraggio. il coraggio, sì, perché. Non ho capito perché, non di due, perché non voleva rischiare di prendere il pallino. È Sai, al l'unica. momento che prendi Se non sai pallino, cosa sai che succede. succede, quindi con l'avversario a 55. Oddio, 55 non è Lo so, 54, eh? dai, sempre in chiusura. Magari sul 20 pari avrebbe scelto di Di 2. due perché sicuramente più garanzia. Poi è più schematica, insomma, l'hai tirata anche più volte. Qui gira Fiore, ma dovrà andare dalla lunga. Colpo. Ma no, invece Disfaccio. due Dall'effetto che gli ha punti. dato, credo che sia stata voluta questa. Eh sì, perché gli ha dato Tanto contro. effetto a È destra, una quindi. figura questa Sì. che si gioca abbastanza spesso. Avesse preso più scarsa, avrebbe potuto trovare addirittura la difesa centrale. Qui Ragonesi deve andare di calcio. E questa la conosce anche molto bene. Di due. Perché di prima Gianluca da dove passa? C'ha l'incandelata dal centro. La Sventagliena ci è andato. sventagliera era. È passato largo.
No, passato stretto. Ah, stretto, eh sì, perché sennò... Nota di merito che ha condotto molto bene le biglie. Sì, fondamentalmente ha tirato due, perché se fa, se fa il rosso, a parte non credo scambi dal rosso. Quella distanza di scambia? No, la domanda, eh? No, sto ragionando. Forse passa dal 2. Ha scambiato a pelo. Pelo no, ce la fai sì, vedere no, al replay? Scambia bene. Quella di Ragonesi, sì, Mirko, scusami. Chiaramente dopo questo tiro che... Nei sogni c'è la chiusura? No, deve andare a giocare avanti, dai. No, no, ci potrebbe anche essere davvero, però mi sembra il caso di rischiare. Se prende troppo, meglio per lui non prenderlo, sperare nell'asteo. Cioè... Steola che sicuramente ha fatto. È brutta. Mandala poi piano quando scambia. Torna indietro? Torna indietro Mirko. Al momento dell'impatto tra le biglie, fermati un attimo. Più scarsa di così, dici? Sì, dovrebbe riuscire a scambiare, sì, sì. Che è passato sul 4 della Goriziana. Da rosso ho la sensazione che... A parte ci vuole una steccata da manicomio. Sì. Come da manicomio. Questa parabola in salvataggio di Fiore, bravissimo. Che poi biliardo. Sostenerti prendendo la più scarsa è dura andare a ritoccare la lunga. Vabbè, ma sai, quello è il minore dei problemi, perché puoi fare anche quindi lunga corta. Sì, può fare un giro strettissimo. Garuffa per Ragonesi. Vediamo se prende un buon 3. Tocca il 3, ma forse c'è il passaggio per la bricolla per Vecchione. Si mette a 49 Ragonesi. Alla fine deve fare una marcatura piena sul castello Fiore, eh? Oppure stare sul largo, allungare il pallino. Infatti sta giocando questa forza. Bravissimo, lì, bravo, Fiore. Bravissimo, bravo. Bravissimo. Un set da incorniciare per Vecchione. Ha dovuto giocare un set davvero incredibile per avere ragione di Ragonesi al secondo set. Davvero perfetto Vecchione. Dei giri di ottima fattura e noi andiamo in pubblicità. Da fiducia Mirko Bianchi, eh? Pensavo che Vecchione fosse a 55, ho detto che aveva chiuso e lui non ci ha creduto, eh? Visto? Che tra l'altro è lì Mirko Bianchi, cioè non sta vedendo un altro film. Non ci ha creduto, non ci ha dato fiducia, non ci dà fiducia. Si vede 3 anni a stretto contatto, non sono bastati. Non crede in noi Mirko Bianchi. Vabbè. Sì, forse più di 3 c'era anche quando... A maggio dice sono 5 anni. Vabbè, che lavoriamo a stretto contatto, sono 3, dai. Ah, che pazienza. Noi. Passaggio difensivo per Vecchione, probabilmente. Buono, appena corto se vogliamo. Finale al dramma tra Barbini e Lopez, eh? 48-44 alla bellissima. Guardiamoli i risultati intanto. Allora, Pasquale D'Agostino sotto un 7-0 contro Paolo Marcolin, il campione del mondo avanti nella prima con
ormai una riedizione di questo incontro, perché è vero, la finale di Sanremo, esatto, 51-30 per Rizzo. Alberto Putignano sotto 1-0 con Sebastiano Gargiulo, ma avanti nella seconda 38-9. Antonio Acquino sta perdendo 3-2 con Santi Caratozzo, sostanziale equilibrio nella sesta partita. Michelangelo Agnello 17-7, siamo nel primo set contro Angelo De Donno. Sandro Giacchetti, anche questo inizio di incontro, 32-20 su Raffaele Conte. Antonio Lamanna 2-2 contro Antonio Buta, è avanti Buta nel quinto set. È entrato in pista anche il Cannibale con Fabrizio Ferrario, 3-2. Sarebbe stata a 4 maggio. Una partitina. Una partitella. Che non si è quasi mai vista, tra l'altro. Sì. Sai che ci voleva il servizio d'ordine per la partita a 4 maggio. Sì. Perché non ci sarebbero entrati tutti. Io mi ricordo una volta, non mi ricordo dove eravamo, se non sbaglio a Cosenza, che in 4 maggio a momenti non avevamo il posto neanche noi per sederci. È vero. Ti ricordi? È vero. Cioè, avevamo Cosenza? Castro Libre. Sì, sì. Una roba di questo non tipo. Avevamo la gente addosso. Sì, commentavamo sì. Con la gente addosso. Che è una bella emozione anche quella. Certo. Comunque il 4 maggio che mi ricordo di più è quando abbiamo allestito. Al Mondiale. Al Mondiale di Milano abbiamo smontato un segnapunti per far vedere tutta la tribuna, anche laterale. Quel 4 maggio lo ricordo, scusate, perché c'era ancora in vigore il timer, conta secondi, che penso c'erano i 40 secondi, io penso che i 30 quel timer lì non l'abbia mai visto, il numero 3 come decina non l'ha visto. Sì, tiravano 34, 35. 54 pari Lopez Barbini alla bella, 3-3, che depone molto sulla forma di Barbini, eh? Sì. Viva i giovani. Barbini cos'è, un 88? Anche lui penso che sia coetaneo di Gualemi, di lì. Di calcio Ragonesi scappando via. Che non ha avuto Riccardo il suo titolo iridato, perse la finale, se non sbaglio, a Mirabelle Clano contro Marcus Marsh, la finale del campionato europeo juniores. Angolo per Vecchione. Pallino sarebbe stato buon obiettivo. Vediamo se Andrea Ragonesi tiene bassi i giri o a tutto biliardo rischia questo giro. Giro. Guarda un po' lì. La specialità della casa Vecchione. Beh, Ragonesi. La anche emulata Ragonesi. Insomma, a guardare si impara. Vecchione rimane corto su questa smezzata. Vediamo qua la scelta di Ragonesi. Il tiro c'è, il giro ad andare avanti. Almeno, penso ci sia. Senza effetto di palla piena, è passato a pelo dal pallino, prende gli stretti del castello. 4 punti, vediamo se mette a posto questo fondamentale, lo Spondabilia, che ha giocato benissimo in quel di San Venzano, è stato uno dei tiri che l'ha portato poi alla vittoria, anche perché se non giochi bene lo Spondapalla al Gran Premio di San Venzano non puoi neanche minimamente sperare di fare strada. Sì. Non entri neanche nel palazzetto. Non entri.
Però per adesso questo è l'unico tiro in cui Vecchione ha avuto qualche incertezza. Sì, dove non è stato eccellente, perché negli altri tiri, giro soprattutto, è stato davvero eccellente. Ragonesi, giro a ritornare nel medesimo quadrato con entrambe le biglie. Ben giocato anche questo, un'ottima parificazione. C'è esiste il traversino a Z, tra l'altro con un potenziale arrivo sul pallino dopo lunga corta. Ha vinto Barbini contro Lopez, 61-57. Non c'era visto, tagliato tantissimo. Pensavo ci fosse la possibilità di aumentarlo un po' di forza, invece no. Visto male la diagonale. Vediamo se Andrea decide di andare in attacco. Soprattutto per la posizione del pallino, sai. Sullo stretto. Guarda che bella forza che gli ha dato. Che bella forza. Mica semplice, eh. Mano sul legno. A muro entrambe, eh. Ne conoscevo uno che da ragazzo li tirava bene questi giri mano sul legno, poi un po' con l'età ho deciso di giocare il passaggio. Tanto sto parlando filotto, di Martinelli, intanto capolavoro. Filotto di prima, di colpo in testa, tutto biliardo. Questa un'esecuzione assolutamente non banale di una difficoltà mostruosa fatta a 2,84 m di distanza. La partita più bella che abbiamo visto fino a questo momento. Sicuramente sì. Stanno sul regolare, sono puntuali come degli orologi. Piacevole, insomma. Si fida, striscione. La congela lì. Passa e questa probabilmente c'è. Mamma mia, Ragonesi. Stanno facendo delle cose da... Non so se da innamorarsi ancora di più oppure da deprimersi, come dire, ma cosa giochiamo a fare? Sì, io questa non mi verrebbe neanche in mente, nel senso, però viva la gioventù, chi ci vede bene tira dritto, ma perché no? Questa era dura. Qui bisognava far tornare indietro il sole. Sì, però qui posso dirti, fondamentalmente Fiore ha tirato sul pallino. Certo. Non è che ha cercato l'incandelata dal centro. Ed è un tiro di biliardo, cioè non... Sciogliamolo questo detto comune che chi tira sul pallino. In questo caso il tiro sul pallino è un tiro, assolutamente. Perché incroci la tua biglia, fondamentalmente, e vai a prenderti un obiettivo che ti può dare anche delle belle sorprese tirando fuori anche due angoli, o con la tua o col pallino, però in una situazione ibrida come quella che non c'è niente, sistemare la tua in un angolo e arrivare controllato sul pallino è assolutamente un tiro di biliardo. Poi dal fare 11 al fare solo 3, ancora guarda Vecchione, guarda Vecchione, non vorrei avesse qualche problema, non so, col cuoio, col... Però strano, perché tutti gli altri tiri, no? Non dovrebbe, i tiri di sensibilità gli dovrebbero essere mancati tutti. È strano perché poi dopo, quando non gli è mai capitato, secondo me, due volte consecutive sulla stessa sponda. Lì deve avere anche memoria, cosa ti è successo su una sponda, cosa ti è successo su un'altra. Ma ha fatto lo stesso errore su entrambe le sponde, perché adesso era dall'altra parte. Sì, però inizio match, inizio del terzo set, tra l'altro ha preso l'impallo piano, ha bevuto 6. Noi stavamo leggendo i risultati degli altri campi, quindi ha fatto anche l'errore contrario. E qui un errorino, questo abbastanza vistoso di Vecchione, che realizza 5 punti su questa dritta che era effettivamente, sì, era dentro, fattibilissima. Sì, era dentro al castello, praticamente squarciarla, non era lontano a un diamante dal castello, era proprio dentro il centro del biliardo, quindi sicuramente un po' di rammarico per lui. Di due sponde Ragonesi. Bella la forza questa. Sì.
C'è la classica forza che si dà quando non si ha particolare sicurezza della presa di palla, dare la forza della corte in questo caso. Se avesse fatto più Birilli, tra l'altro, l'avrebbe protetto il pallino con lo spostamento Sì, della gialla sarebbe. verso il centro del tavolo. Questo si vede che ce l'aveva a mente questo disegno perché è andato giù molto deciso, no? Molto rapido. E qua il problema di questo tiro è che ti sposti un po' troppo verso l'angolo, andare in ingresso, era con si può ricavare uno scatolino, un po' allargato, ma molto fattibile. Bravissimo Aragonesi. Nel cuore del castello, la forza della buca. Bricolla per Vecchione, scivola largo. Giro a disposizione di Andrea Aragonesi, molto avanti, 43-17 nel terzo set. Prende un attimo grossa. Ben Qui secondo me distanti. Fiore deve dar libero Smuovere su un po', te, sì, anche deve. per tenere le nervature del braccio calde. Vittoria di quarta contro Fabrizio Ferrario. Qui gli salta addosso, viene involontariamente un 5 sponde. Non ha mantenuto la posizione. E tra l'altro se corre un altro Eh sì, po' ha con uno corso, è arrivata la scherzetto un po' difesa. aragonesi. Sei proprio sicuro che abbia difeso? Eh no, da qua William ti vogliamo bene, ma La non la vista boomerang non l'abbiamo ancora. valutiamo. La vista a specchio no, non ce l'abbiamo. Manca, però il mostro Mirko Bianchi ci potrebbe attrezzare Eh perché sì, potresti mettere uno specchio a William. queste riprese in 3D, insomma, Bianchi, si potrebbero anche cominciare a prevedere di parabola. Parabola di calcio, ho cercato proprio di calcio, mi sembra, Sì, no? voleva allontanare, penso di sì, per sulla piena ad allontanarle. Rimasto corto, sfaccio a disposizione di Vecchione. Peccato poi non aveva tanto spazio per recuperare sul massimo ingresso per il pallino da 4, quindi una giocata fondamentalmente a portarla nel quadrato superiore, quella di Fiore. Vecchione di palla grossa, realizza il pallino da 4 e realizza anche il super pieno sui birilli. 10 punti per lui, 14 nel computo totale. Un Vecchione che con questa esecuzione si rifà sotto e riporta una partita che sembrava già Eh destinata sì, a diciamo ho essere chiusa. avuto l'aiutino del tiro Eh precedente. sì, è un bel aiutino, perché un tiro sbagliato gli ha fatto marcare in tabella 18 punti. Eh sì, per un millimetro poi non ha lasciato un virtuale set point aragonesi, quindi aragonesi non ti dico che deve ricominciare da capo, ma. Se E questa non arriva, questa. sì. No, è arrivata, è arrivata. È arrivata. Tra l'altro non è bella neanche di parabola questa. Ma relativamente, perché la può toccare. Se prende il filo di calcio, difende. E se gli passa accanto, fa il calcio, ma la deve forzare. Addirittura. Addirittura. Addirittura, Addirittura. questa non me la sarei mai aspettata, eh. Sì, gli ha agganciato molto di più di Ho quanto capito, avesse ma gli è partita, aspettato. cioè, gli è partita Anche forte, tra forte, cioè l'altro. quindi farla partire forte e girargli dietro di due palle, guarda, ha fatto una roba Vediamo il replay dalla camera diagonale, che incredibile. vediamo come aveva impostato il corpo, Mirko, per cortesia. Frontale, Dalla frontale, dalla frontale. sì, scusa.
È alzato tanto, perché sennò non era zimutale, non è per quello che l'ho chiesto, per capire quanta inclinazione avesse dato alla stecca. Allora mi sa che ha giocato proprio di prima, però non capisco perché anche la solita Ragonesi sfrutta al meglio questo acchito. 12 punti. Smette a 57. E qua deve uscire dalla mossa del pallino, vecchione. Ma è l'unica a giocarglielo lì dietro. Se la vede internamente. Dici non la vede? Boh. Cioè, o perlomeno non vede quella porzione. No, la vede, la vede. Glielo gioca, infatti. Sì. L'unico tiro. No, invece. Gioca a 3, ma ad allontanarsi e andare in buca. Sì, sai. Confidato nell'impatto sul pallino. Sì, sai, anche se fai una steola, un giocatore come Ragonesi è abbastanza abile poi a prendertela di due e rifatti il pallino. Vabbè, lo potresti portare all'errore così, gli apri gioco. Qua non mi sento proprio di abbracciare questa scelta. Secondo me si è fatto l'impatto col pallino. Ha sperato di andare dietro dopo l'impatto col pallino. Si è affidato un po', chiaramente. Alla buona suerte. Sì. Buta vince sulla manna 4-2. Intanto chiude Ragonesi con questo angolo di prima. 5 punti in totale, si mette a 62, 2-1 Ragonesi. Una bella steccata da parte di Andrea, tutto biliardo, in totale controllo. Che elastico che gli è partito. Pubblicità. Continua a essere una bella partita, non hanno avuto flessioni di forma nessuno dei due giocatori. Sì, l'unica chiave che riesco a vedere, al di fuori di qualche esecuzione più o meno precisa, ma tutte esecuzioni belle, è stata proprio di quelli spondebiglia. Questo spondebiglia che Fiore deve cercare di sistemare, di non farlo diventare poi una cosa che lo manda in sofferenza, perché si gioca spesse volte. Ha chitato Ragonesi, 2-3 per Vecchione, intercetta la palla avversaria piena e la spedisce sulla sponda corta. Giro a disposizione di Ragonesi. Giocherà a richiamare, penso, di lunga e qualcosina, eccolo qua. Su palla scarsa, ma qui il pallino sicuramente corre incontro per creare un disegno difensivo. In questo caso anche molto buono, perché il pallino preclude probabilmente la strada. No, invece ci passa ancora per la garuffa. Sul largo difende a sua volta. E adesso è Ragonesi ad avere dei problemi, perché la garuffa piena non c'è, ha soltanto una battuta aperta, ma che deve far cadere. E quindi completamente fuori angolo, una palla di sensibilità. Ragonesi, penso, scelga altro, ci va di candela, vediamo con che forza. Decide di affondare, quindi deve stare proprio sul pieno. Affonda fino alla sponda corta. Filotto a disposizione di Vecchione, che brucia il filotto. Vecchione, che steccata. Qui gli è proprio partita. Sono tornato al momento giusto, sì. Per non perdermi questo capolavoro di Fioravanti.
Bella fiondata gli è partito. Doppio angolo, arriva pallino. Ah, penso a Erzegovinare. Ah no, ce l'aveva a stare lì. Chiusa tanto. Ma doveva un po' muoversi. Però. Però, se gliela mette lì. Mamma mia come stanno giocando, ragazzi. Stanno giocando davvero un grande, grande, grande biliardo. Sì, poi è un gioco che si sta sviluppando molto sul regolare, quindi è più facile vedere esecuzioni fatte bene. Siete tantissimi a seguire questo sedicesimo di finale, ecco, 1700, in nostra compagnia. Quella prende troppo bene, Fiore. Dici la replica, sostenendosi in lunga? Questa è bella. Però gli è partita una forzata. Gli è partita lunga, molto lunga. È vero che l'ha presa grossa. Secondo me si doveva sostenere molto di più e la sua sarebbe andata male, a 10-15 della corsa. Questa non l'ha valutata benissimo. È stato, cioè, un po' rapido. Un po' rapido. Vecchione di calcio a creare questa traiettoria di 5 sponde, non va distantissimo. Anzi, diciamo pure che ci è andato parecchio vicino a fare la steola. Traversino di prima, di mezzo colpo di Ragonesi, un'altra imperfezione. Eh sì. Due consecutive per Andrea, non ci aveva abituato. Pallino da tre a scappare per Fiore. Comunque nella giornata di domenica i professionisti, non parliamo degli altri, perché i nazionali, da dietro. I nazionali devono vincere addirittura una partita in più, una partita di cui 3 su 5, non 4 su 7, ma i professionisti per arrivare alla giornata di domani devono vincere 3 partite, quindi una batteria 4 su 7. Insomma, bisogna essere parecchio parecchio lucidi. Ragonesi rimette tutto a posto con questo giro. Perfetto, 3 birilli. Tutto biliardo a stopparsi sulla lunga e la forza della corta, impiccata sulla corta. E insomma, roba questa. Questa è tanta, 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 tanta roba. Confermo. Eccolo lì, parlavamo di sponde biglia. E ancora il prof, questo non l'ha inquadrato. E questo sullo scarso è proprio grave, nel senso che sullo scarso paghi questo. Ragonesi con un leggerissimo effetto per tenere la bianca sulla mezzeria. Poi ottima la preparazione di Andrea, sì, a questo colpo. Due perfezioni, dopo due imperfezioni di Ragonesi ha tirato fuori un giro da manicomio sotto biliardo e poi questo sfaccio perfetto, lunga centro con la battente, filotto di prima. Chapeau. Ah, questa è un'altra bellissima esecuzione. Questa rimane corto. Potrebbe giocare anche il traversino ad allungarsi anche fino al pallino. Ci arriva battendo lo spigolo della corta. Ti sei fatto la domanda e ti sei risposto da solo. Sì, no, stavo guardando. O se no, giro e quattro a tornare indietro senza effetto. La seconda.
4 era più 4 che gira, però non ha fatto alcunché. Però guarda, non è che si sia messo male. Qui deve giocare la Steo, la vecchione. Lungo. Hai. Addirittura da fisso probabilmente. Sì, sì. Da stabilire come. A giocare, a fare alzare un pochino la bianca, a parificare in fondo chiaramente, con un po' più di forza c'è. Guarda, da bilanciare non è facile. Infatti, devi guarda, dare la forza del 20 all'altra e esatto, la devi prendere scarsa. Esatto. Deve non so mica se c'è la parificazione al 20, sai. Sai che ha fatto bene a scegliere questo? Sì. A riportarla qua giù. Sì, perché non ci arrivavi con un brutto angolo, tra l'altro. Non... Sì, tutto sommato con questo tipo di scelta si è garantito il fatto delle biglie molto distanti. Vecchione. Forza questo striscio. Più che altro con un'idea su un pallino a largo che... Non so se ci poteva essere. Ma secondo me il pallino non l'ha calcolato Gianluca. Come ha tolleranza? No, ha tirato lo striscio e basta. Paso doppio per Agonessi. Anzi, pallino da tre. Bravo, 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 bravo. Ha ascoltato, vedi? Qui il paso doble, cioè, era valido anche quello, perché vai a sì, pallino a 4 con vantaggio di 18 punti. Erano valide entrambe le soluzioni. È passato vicinissimo al birillo. Guarda che uscita, Fiore. Farla stretta era dura. Era roba dura, sì. Fai vedere a quanto è passato dal birillo, che quasi mi sembra che abbia quasi tremato il birillo. Agonessi in divisione questa garuffa. Praticamente sopra, quasi. Di bricolla, si prende un buon 2 Fiore, si toglie da quota 13, era un bel po' che era fermo a quella quota. Agonessi sempre in divisione, costringe ancora ad un tiro difficile, c'era avanti Vecchione. I birilli Andrea non li ha neanche guardati. Un volo di 2. I sogni, poggiarsi al pallino da 4 e far fare un angolo all'avversaria. È andato molto vicino a fare questa figura. Un po' più scarsa avrebbe fatto sia il pallino da 4 sia l'angolo di misura. Libera la strada dell'angolo con il pallino da 4 in appoggio. Insomma, meglio di così Agonessi non potrebbe desiderare. E puntualmente Agonessi punisce. Per avanti Vecchione 12 punti. ...43 a 15 per Andrea il Terribile.
tutto per tutto, poco da perdere per Fiore, cerca la steola. È una steola girabile abbastanza facilmente dalla sponda corta di gancio. Non credo che Ragonesi vada a cercare avventure. Addirittura la vede forse. Addirittura la vedevo, ero ingannato un'altra volta dalla zimutale, ha giocato il pallino da 3. Calcio di traversino per Fiore, deve attaccare ma soprattutto difendere. E questa è una buona opportunità per il prof. È un po' di rammarico, perché 2 punti effettivamente sono pochi, e oltretutto non ho neanche difeso. Ragonesi si può trovare uno schema di gioco, soprattutto con quel pallino che è nei dintorni dell'angolo. Vede quasi tutta la biglia, infatti va alla ricerca del pallino da 3. Questa volta tentativo di steola riuscito, soprattutto ha piazzato la sua biglia disinteressandosene in mezzo al mare. E qui calcio di traversino di effetto contro, veloce per Vecchione, che prende piena la biglia. Girone per Ragonesi, che non molla questo pallino, al terzo tentativo lo rimarca, ma soprattutto non rilascia vita facile a Vecchione, che in questa partita davvero non ha avuto nessuna possibilità nitida per marcare dei punti. Pallino da 4 per Vecchione su questo traversino di palla scarsissima, ma apre il gioco e adesso il torinese Andrea Ragonesi potrà esplodere tutto il suo talento sulla biglia frontale. Non evita il rimpallo Ragonesi, però realizza 6 punti in questo rimpallo, oltretutto non lo penalizza. 52-24, si sta avviando al termine questo quarto set a favore di Andrea Ragonesi. A scendere Vecchione, vediamo se scambia dal rimpallo. Una meraviglia questa conclusione per Fiore, che non ci sta a lasciare strada facilmente a Ragonesi. Veramente un bel gesto tecnico questo del prof Di Nola, tutto biliardo, ha controllato la sbandata che ci poteva essere, ma Ragonesi al cuore questo 5 sponde, 8 punti e chiude favoloso Andrea Ragonesi, favoloso. Davvero bravissimo, non ha concesso un'altra possibilità a Fiore di avvicinarsi. Pubblicità. This championship is being played with the new Aramet tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramet Range of Ball and Q cases.
Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. È un grande Andrea Aragonesi, un fioravante vecchione che cercherà di tenere il passo di Andrea il Terribile, però l'unico tiro che ha dato un po' incertezza al prof è stato lo sponda-biglia, perfetto davvero in ogni frangente. Aragonesi che sta giocando davvero un biliardo stellare, una partita davvero piacevole, secondo me la partita più bella fino adesso che abbiamo commentato in questa FIBIS Challenge di Gallipoli. Siamo in diretta dall'Hotel Sirene di Gallipoli, bellissima cittadina del Salento. Ancora perfetto Aragonesi in uscita dopo l'acchito di Fiore. Deve rifugiarsi in difesa il prof. E lo fa anche molto bene, in estrema finezza. Parcheggia la sua biglia vicino all'angolo. Vediamo se Andrea avrà lo spazio per andarci di calcio e quindi conservare la sua biglia vicino all'intersezione delle sponde, oppure se deciderà di attaccare, ma non credo che andrà a forzare alcun tiro. E Ragonesi gli fa la fotografia a questa biglia. 6 punti e angolo. Un Ragonesi formato Puglia, perché questa regione ha portato sempre bene negli ultimi anni Andrea, l'abbiamo detto in apertura, ha vinto una prova proprio qua a Gallipoli dall'Hotel Sirene 2 anni fa, e lo scorso anno ha vinto la prova a Massafra, quindi a un centinaio di chilometri da qui, nel Tarantino. Bella la risposta di Fiore di parabola, si prende un buon birillo. Adesso 3 sponde di calcio, anche se la vede o gioca un passaggio difensivo oppure giocherà le 3 sponde. Gioca di ricciolo, quindi ha conclusione molto simile alla 3 sponde, ha deciso di andare di calcio. Chiaramente si viene da un angolo un po' più aperto, quindi si deve diminuire un po' più la forza rispetto all'arco. 2 punti sul giro, tutt'altro che banale per Fioravante. 6-4 il punteggio, siamo al quinto set. Sul biliardo 2 Antonio Girardi sta concludendo il primo set contro Michele Gatta. Pasquale D'Agostino 2-0 sotto con Marcolin, ma avanti tantissimo nel terzo. La riedizione della finale di Sanremo tra Rizzo e Mauceri si sta concludendo ancora a favore di Rizzo, momentaneamente avanti 3-1. 2-1 di Sebastiano Gargiulo con Alberto Putignano, 2-0 di Michelangelo Anello contro Angelo De Donno, Sandro Giachetti avanti 2-0 contro Raffaele Conte. Riccardo Barbini se la vedrà contro Giovanni Triunfo, che Barbini ha eliminato Lopez, mentre Giovanni Triunfo ha eliminato Piero Sagnella. Chiamato da pochissimo l'incontro tra Gualemi e Stefano Della Torre, sono le battute iniziali. Aragonesi da mantenersi sul giro, e qui una piccola incertezza per Andrea, che ci aveva abituato a delle medie davvero stratosferiche. Nella posizione in cui era, poteva battere anche il traversino a girare, non se l'è sentita. Ancora di sponda-biglia, prof, vediamo se mette a posto questo fondamentale. Più vicino. Già meglio.
sì, questa ha senso, l'aveva proprio squarciata. Poi questi errori sono tendenziali, quando si comincia la giornata sullo sponde biglia a entrare troppo, a rimpallare, ancora peggio, si tende a reiterarlo molto questo errore. E qui non brillante Ragonese in questa uscita, intercetta di sponde biglia troppo grossa la palla avversaria. Una mezza parificazione l'ha ottenuta, ma attaccabile da Fioravanti Vecchione con un traversino di prima di mezzo colpo. Traversino di prima che gioca in modo splendido, realizzando 10 punti. Lungo però, e quindi può subito rispondergli Andrea Ragonesi. Gira a stopparsi lì. Vediamo se lo gioca a ringaruffare oppure se mantiene la forza della corta. Sì, non è proprio il biliardo ideale per giocare a ingaruffare. No, ma poi c'è, ma anche poi... questo, Gianluca. Secondo me Ragonesi ha visto della difficoltà di Vecchione di giocare di sponda palla e quindi gliele ripropone sistematicamente. Che è tatticamente la cosa giusta. Infatti lo rinuncia addirittura, giocherà a girare. Andare a scappare via. Sì. Bello questo gesto tecnico di Vecchione, hai visto, ha diminuito l'effetto, ha aumentato la porzione da prendere, sì, venuto fuori un angolo più largo, però con meno effetto. Da sua ha fatto una bricolla quasi senza effetto. Esattamente, per creare proprio un angolo anche di difesa migliore, perché costringe probabilmente ad una parabola, anche se leggera. Chiaramente si alza di più la biglia gialla e viene più sotto il castello, anziché andare verso l'angolo. Esatto. Tecnicamente, quindi, bravissimo Vecchione. Questo è un bello spunto tecnico. Sì, sì, concettualmente è lo stesso, appunto lo stesso concetto dell'altro tipo di passaggio, quando si gioca a scappare di corta, che si tende a ingrossare la palla avversaria, certo, e a fargli fare un falso giro. E certo, questa è la stessa cosa riportata. Ad affondare verso la corta, dettata dalla posizione del pallino, che in difetto di questa presa molte volte porta all'asteo. All'asteo, se non si prende il pallino, quando il pallino è allacchito, diciamo nel 70% dei casi si fa steo, questo è un capolavoro. Secondo me è lungo. Dici? No. Questa forza della mezzeria perfetta, se vogliamo ha dato un filo troppo colpo, ecco, alla battente. Molto bella, molto esplosiva la steccata. Quello sicuramente. Però la sta puntando, quindi... Bravo, no, Fiore! Avevi straragione, socio. Pensavo... non mi dava la sensazione... Detto che la vedeva. No, vederla sì. A parte bravissimo, no, Fiore. Da farla, però. Pensavo ci fosse un qualcosa. Però ha detto, giustamente detto, tecnicamente non è un errore di forza, ma un errore di colpo, di altezza, sì, di colpo. Andato leggermente troppo sotto, si è spostato due palle oltre il centro. Beh, il rischio a cui ti sottoponi quando scegli il giro in quel modo. Questa non... Vediamo se riesce a incandelare di terza, infatti l'ha ammorbidita. Sì, però ottima gestione, sì, anche questa, sì, sì, sì. Tre passate... È un buon set che lo riporta lì, pari punti, al quinto set. Vecchione indeciso, perché la posizione non è delle migliori. Vediamo come decide di disimpegnarsi. Questo è brutto. Di colpo in testa, ma ha già fatto una buona cosa, sì, incrociarle, ha già fatto una... se lascia un tiro lungo ha già fatto una buona cosa, lungo ma non lunghissimo, ma è da guadagnare questo giro. Questa era brutta, era quasi al limite della rinuncia, scappar via proprio, rinuncia su cui sicuramente avrà fatto qualche, sì, riflessione, ma è brutta anche la rinuncia, appunto.
Ragonese, questa volta no, si vuole levare dal centro. Seconda e terza per Vecchione. E sei di 3,5 già, Luca? Col pallino lì. Anche 3. Ma no, l'altezza è da 3,5. L'altezza è da 3,5 perché la incandeli meglio. Soprattutto su un biliardo che non tiene tanto le canaline. Non c'erano pericoli di rimpallo in terza, quindi sono praticamente dritte. Sì, se scarseggi, quindi tre corse la vedo meglio con la palla avversaria vicino alla sponda, perché sennò spesso e volentieri la pianti sul 2 stretto. Striscio di calcio a segno, Bragonesi, 2 punti. Sì, qua era importante fare il rosso perché non era importante non lasciare una bricolla di entrata al Vecchione. Una volta che vai sul castello, al di là del rosso, lasci qualcosa. Vecchione bricolla sullo stretto. E palle quasi agli acchiti dei pallini. E al volo di una Aragonesi. Penso vada al volo di una. Sta scegliendo la parte. Corta. Non gli è partita, però ha puntato. L'avrei tirata dall'altra parte. L'avrei tirata dall'altra parte. Ma senza pensarci nemmeno. No, vabbè, un po' più angolo d'entrata, c'è più sfogo. Dove hai un angolo che guarda più corta. Di qua ce n'aveva un filo di meno. Era abbastanza simile. Sì, però sono quei piccoli margini, no? Che ti prendi, sì, che possono fare la differenza. Di là fa il pallino anche sullo sfaccio scarso, sembra una stupidata. Se devi pescare un jolly in un mazzo c'è 10 jolly, in un altro ce n'è 8, se lo vai a pescare, lo vai a pescare dove ce n'è 10, c'è più probabilità. Sì. Poi lo puoi pescare anche di là, per l'amor di Dio. Pallino da 3 per Aragonesi, o ingresso così. Attenzione alla forza, scivolerà lungo, vediamo, secondo te? Appena sì, lungo. Sì. Aspettavo di avere l'inquadratura frontale. Questa è difficile da sistemare, deve tenerla a 3 corse, se no può rimpallare in centro. La deve fare, non importa. Bravo, bravo Fiore. Fantastico Fiore, fantastico, bravo. Ma che bravo che Fiore. Che bella. Fantastico Fiore. Questa tutt'altro che banale. Mamma mia, che bella steccata. Sì, ha fatto proprio un bel run verse. 53-21, che carattere il prof. Qua, in questo set, non gli ci ha fatto veramente proprio mettere le mani. Insomma, poi tu hai fatto una piccola pausa. No, ma gli ultimi 5-6 colpi di Aragonesi tutti al quarto set tutti perfetti, quindi non ci ha fatto mettere le mani a uno che era centrato, cioè sì, non sì, ad uno che compariva sul tavolo così, vediamo se chiude in bellezza. Chiude, bravo, in bellezza, bravo, prof, da chiude in bellezza, da bravissimo, che bravo Fiore. Che grande biliardo ci stanno regalando entrambi. Pubblicità per noi.
spettatori hanno chiesto una pausa, allora in pausa Audi andiamo anche noi, godetevi gli highlights. Quanti bei tiri ci hanno fatto vedere. 3-2 Ragonesi contro Fioravante Vecchione, sedicesimo di finale, terza tappa del circuito Fibis Challenge. Per chi si fosse collegato soltanto adesso, buonasera, siamo all'Eco Resort, le sirene di Gallipoli. E... Sirene, sì Mirko Bianchi, sirene. Era tanto tempo che stava zitto. Sì,
non gli muore quasi niente comunque in gol. Oggi non abbiamo avuto nessuna battuta del nostro regista, eh? No, ma secondo me se le sta tenendo tutte per la prossima prova. La prossima prova la facciamo in provincia di Brescia, quindi a Brescia, quindi siamo a casa sua praticamente. Sarà dura. Andiamo a dormire da lui, lo sapevi? Sì? Ci ospita. Sì. Davvero? Sì. Guarda. Ma ha confermato oggi. C'è pernottamento, c'è anche i pasti. Ha preparato la cameretta, ci ha preparato tutte le lenzuola. Che bello. Bene, bene. Tre sponde di calcio per Andrea Ragonesi ad affondare chiaramente le biglie con l'avversario sul largo del castello. L'obiettivo raggiunto era quello di affondare la biglia bianca verso l'angolo. Allora, buonasera Alessio, innanzitutto la finale oggi non la danno sicuramente, la danno in diretta Rai, ma la semifinale finale saranno domani a partire dalle ore 15. Stasera invece la diretta Rai comincerà alle 22.45, se non erro, e penso sarà un ottavo di finale, Mirko mi confermi? Due quarti di finale. E intanto, 10 punti per Andrea Ragonesi su questo giro. Domani invece chiedevano anche la programmazione di Billiard Channel, Mirko, abbiamo delle novità? Allora, domani Billiard Channel alle ore 15, verso le 13.45 partiremo con la prima semifinale in diretta e staccheremo praticamente quando le immagini saranno prese dalla Rai. Billiard Channel comunque andrà avanti a registrare gli incontri e li troverete Maurizio poi pubblicati sul canale. Ci chiede se sarebbe possibile avere la musica di sospensione. Qui dobbiamo rispondere Mirko. Noi per averla abbiamo tipo sofferto 7-8 mesi. Quante volte gliel'abbiamo chiesta? Sì, ma poi penso, non so se c'è copyright. Appena Mirko ci risponde, mamma mia, rispondiamo. Ha tremato il birillo, Sì. È un copyright di Billiard Channel. Ha tremato il birillo, facci vedere il replay. Qua. Oltre a tremare il birillo ha tremato anche Fiore, eh? Eh sì, perché 16-0 e palla in mano sarebbe stato un consegnare un po' l'incontro. Da qua lo vediamo meglio il replay. Guardate come ha tremato. Aveva una voglia di buttarsi il birillo. Si è fermato, buon per Fiore. Sarebbe stata una partita probabilmente poco lottata, invece noi vogliamo vedere la lotta, vogliamo vedere i bei colpi, come questo, un passaggio che Fioravante ci mette con le mani. Qui sta guardando se ha la possibilità di uno spondebiglia. Vedo molto spondebiglia chiaramente, sì, difensivo. Certo. Perché anche tipo che deve tremare il brillo anche lui, ma siamo lì. Infatti è parabolato. All'interno addirittura. Troppi mezzi, ho sempre sentito dire da quando sono piccolo nelle sale biliardo, eh? Quando giri troppo. E io da piccolo gli rispondevo sempre nello stesso modo. Dicevo, intanto bellissimo, vediamo il termine corsa. E io quando ero piccolo gli rispondevo, ma veramente io ho la bicicletta. Quindi non te fa bianchi le battute, eh? Ci penso io, non so.
Sì, sì, confermiamo, questi sono bravi, sì. Ad ammorbidire la steccata per controllare l'impatto sul pallino. 8 punti in risposta alla bella stoccata di Fioravante. Sai, gli è partita solo corta, secondo me, perché se gli fosse partita una forza di due passate e mezzo un po' più alle grotte, un po' più di due passate e mezzo, avrebbe preso meno colpa, avrebbe marcato anche il pallino. Tirando più piano non prende più colpo, gli è passato davanti. No, lì l'avrebbe fatto peggio il pallino. No, non l'ha fatto, gli è passato davanti. Sì, no, non penso. A tirare un po' più forte. Io penso addirittura che nei progetti di Andrea ci potrebbe essere anche stato il fatto di rinunciarlo al pallino, che la forza l'abbia dato per tutela se l'avesse preso. Perché quello, guarda, che è un pallino, è un pallino che lì anche a due corse e mezzo, se lo prendi male, secondo me bevi, o perlomeno ci vai vicino. Penso l'abbia proprio rinunciato. Ah, allora se l'ha proprio rinunciato, no. Allora, cioè, si allora è preso, dato il colpo giusto. Il ragionamento penso abbia fatto Andrea, quello che ti ho detto, cioè io abbasso la forza, che se lo dovessi prendere lo segno e non faccio e provo a non far disastro. Se non lo prendo, tanto meglio. È stato bravissimo a concentrarsi sulla porzione del filotto, che era una palla un po' fuori schema e già una nota di merito. Ottimo, perfetta difesa di Fiore. E qua non penso stia di sulla palla, ma penso vada di due. Risultati: Antonio Girardi sotto 2-0 con Gatta, ma Girardi ha già vinto un turno, però, se non sbaglio. Credo di sì. Pasquale D'Agostino 3-1 per Paolo Marcolin. Alberto Putignano 2-2 con Sebastiano Gargiulo. Meno male che stava male Seba, oggi non stava molto bene il giocatore di Varese. Agnello 2-1 su Angelo De Donno. Attenzione Dragonese, qui scava l'ingresso, prende 6 punti, buona suerte per lui, ma vabbè, è nel tiro. Sandro Giacchetti 3-0 contro il modenese di origine campana Raffaele Conti. Riccardo Barbini reduce da una bellissima all'ultimo tiro con Daniel Lopez e al primo set con Giovanni Triunfo, sono a pari punti appena dopo i 40. Matteo Gualemi sotto di un set con Stefano Della Torre. Matteo Gualemi che ha vinto il primo incontro per 4-0. E qui ci rimane un po' male Fiore, perché questa era gliela ha data al biliardo. Sì. E adesso, se c'è con l'umidità che è calata adesso, se c'è un granello di polvere, il biliardo lo prende. Accentua tutto l'umidità. Di sponda palla, Ragonesi. E questo è il biliardo. Poi paghi lo sponde palla pieno. No, più che altro poi ha pagato quei 6 punti sul tiro precedente, che sono abbastanza celestiali, e non si è marcato 10, invece si è marcato 2. Insomma, fa una differenza notevole. Insomma, battere uno spondapalla con in tabella 10 punti di vantaggio, anziché 10, batterlo con 2 è un'altra cosa. È un'altra serenità. Ancora in difesa. Vediamo se parcheggia la sua in buca, ci riesce il prof, bravissimo. La tenacia del prof che non molla. Cioè, Fiore tutte le volte che lo vedo mi sembra sempre che giochi meglio della volta prima. Aragonesi a rompere la posizione giustamente. Vediamo il termine corsa della gialla. C'è lo sfaccio per Vecchione, tutto da guadagnare, ma c'è. Classico 2-2-4, qua ha perso un po' il controllo, non era semplicissimo controllare questa palla. Intanto inquadrato Riccardo Belluta, che ha perso al primo turno contro Giovanni Triunfo.
Riccardo Berluto ha tornato dopo un anno di purgatorio nei master alla categoria dei nazionali. Un po' sufficiente qui Andrea. Ci è tornato non dalla classifica ma dal risultato al campionato italiano dei master. È vice campione italiano alle spalle di Davide Di Santo. E qui tira tutto gas per schiacciare la gialla dentro la sponda. Infatti neanche tanto forse. Ce l'aveva. Sì, ce l'aveva più comodo rispetto vedendola dall'alto poi. Stava attenti alla forza perché non staccava l'altra la sponda. Qui è uno sfaccio importantissimo. Tra l'altro in una posizione proprio di scuola. L'arrivo sul pallino si sostiene, non tira pallino. Io non lo guarderei. Non lo guarderei perché rischio di complicarmi il tiro. Non si è fidato giustamente Andrea dell'incandelo di seconda, tirato immediatamente sì. sul filotto. Palla scarsa di leggero effetto. Certo entra dentro la palla in un modo pulitissimo Andrea. Io penso che come precisione di meccanica sia nei primissimi. Proprio come precisione di movimento. Pallino da 3 per Fiore a scappar via. E attenzione, dentro regala il match. E finisce qua. Aragonesi, peccato per questo finale. Comunque hanno fatto una gran bella partita. Vado a prendere due parole da entrambi. Sì. Intanto che Nicola si sposta al piano di sotto, perché non siamo più a bordo biliardo a commentare, vi lasciamo agli highlights, e ce ne sono davvero tanti in questo incontro, tantissimi spunti ci hanno dato questi giocatori, davvero un bell'incontro. Andrea Aragonesi che non aveva avuto grande fortuna nella prima prova a Sanremo, dove si arrese al primo turno contro Antonio Buta. A San Vincent invece ha arrestato la sua corsa nella prima parte della fase finale per mano di Uragano Gaetano Romeo, che poi è arrivato fino alla semifinale persa proprio da Vecchione, o al quarto di finale, non ricordo. Ed eccolo lì Nicola Biondi. Eccomi qua a bordo campo con lo sconfitto Fioravante Vecchione. Fioravante, avete fatto sicuramente una gran bella partita, l'abbiamo detto anche con Gianluca, la più bella fino adesso commentata e vista dai nostri amici di Billiard Channel. L'unico tiro che si è stato un po' più incerto è stato lo spondapalla. Cos'è successo? Poi per il resto avete giocato davvero molto bene. Non riuscivo a prendere la quadra del biliardo su quel tiro lì, andavo sempre largo, la paura di stare sul rimpallo, poi io comunque la giovo sempre con un po' di effetto in più, quindi giocando più su biglia piena, e niente, sono andato in difficoltà. Di solito lo gioco abbastanza bene, oggi malissimo, dai. Comunque un grande merito di Andrea, però tu hai tirato fuori delle bellissime conclusioni sia di giro sia sulle raddrizzate, insomma sono state 2-3 partite finite all'ultimo tiro, insomma ci avete veramente regalato un bello spettacolo. Sì, no, la partita è stata bella, lui ha approfittato quando ha avuto l'occasione, non mi ha perdonato,
Biglia a vista, lui gioca fortissimo, non devi rimanere sempre coperto, altrimenti ti fa male, ti fa male. Comunque un quinto set, riguardatelo, hai giocato davvero in maniera straordinaria quello che ti ha portato sul 3-2. Poi nell'ultimo Andrea ha preso un sostanziale vantaggio e alla fine se l'è portato in fondo. Sì, ma è stato bravo. Il quinto set effettivamente ho sentito di aver giocato bene. E lui però è partito a fionda nell'ultimo set e ha meritato, dai. Comunque, complimenti, complimenti ancora per la vittoria di qualche mese fa. E un in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Prendiamo anche due parole da Andrea Aragonesi. Ciao Andrea, innanzitutto complimenti per questa bellissima partita. Ne parlavamo con Gianluca. Questa terra ti porta fortuna e hai giocato davvero un gran biliardo. Complimenti. Fino adesso sta portando bene. Biliardo, sì, ho giocato bene a sprazzi. Sui giri devo trovare ancora un po' la quadra, però pian piano si fa, dai. Allora ti lascio concentrato, soprattutto nel capire meglio i giri, però l'hai giocati bene, ti assicuro. A te Gianluca per la chiusura. Eh sì, questo ne è un esempio. Guardatevi che bello questo giro alla Biagini da 10 punti. Beh, mi faceva notare il nostro regista che io e Nicola abbiamo anche indovinato il pronostico. Avevamo detto Andrea Aragonesi 4-2. Siamo stati profeti. Noi per adesso chiudiamo qui, sospendiamo le trasmissioni per un po'. Mirko Bianchi, quando riprenderemo? Ah già, è vero. Allora, in diretta oggi non ci saranno più incontri, quindi noi ci vediamo sicuramente domani intorno alle 13:45. Mi raccomando, due avvertimenti: seguite Fibis Social, dove vengono pubblicati tempestivamente tutti gli aggiornamenti a cura della nostra responsabile delle comunicazioni, la dottoressa Bianchi, e la dottoressa Ronchi, oggi la chiamo Bianchi. E mi raccomando, la campanellina, mettete gli alert in modo tale che quando Billiard Channel va in diretta, almeno vi arriva la notifica. Chiudo con il mio socio qui con me, l'avevo già ricordato, ma non so se vuoi dirlo tu. Abbiamo solo 15 secondi, ma abbiamo azzeccato il pronostico, ho detto a Mirko. Una roba incredibile. Perfetto, ok, buona Ah, serata, ciao. ciao.